Cosa fa la differenza in un centro di PMA? Sicuramente la personalizzazione, cioè la capacità di offrire alla coppia un supporto completo e il più possibile personalizzato, riducendo così il tempo necessario per ottenere il risultato finale. Questo è l'elemento che fa la differenza in un centro di procreazione medicalmente assistita. Disporre di tecnologie innovative all'avanguardia è fondamentale, ma non basta. L'esperienza e la sensibilità dell'equipe che segue la coppia sono altrettanto importanti. È il team che deve essere in grado di capire come strutturare il percorso più adatto alla coppia ed accompagnarla lungo tutto il tragitto, dalla pianificazione familiare fino alla genitorialità. Per valutare un centro d'eccellenza, quali numeri dobbiamo considerare? L'indicatore più significativo è il tasso di gravidanza per numero di trasferimenti di embrioni eseguiti, cioè l'embryo transfer, ovvero il numero di gravidanze ottenute rispetto al numero di pazienti trattate. Questo è un parametro molto importante che esprime anche la capacità dell'equipe medica di indirizzare la paziente e la coppia al giusto trattamento. In Ginepro nel 2018 abbiamo avuto un tasso di gravidanza per embryo transfer del 47%, con un aumento di più del 20% rispetto al 2017. È un risultato di cui siamo molto orgogliosi e che ci colloca tra le prime cliniche in Europa. Perché e quando preferire una clinica privata? In una clinica privata si può ottimizzare il tempo necessario per arrivare alla gravidanza, cioè il time to pregnancy. Il tempo è prezioso, soprattutto per le pazienti donne, con le quali l'orologio biologico è impietoso. La clinica privata consente di accedere ai trattamenti tempestivamente, evitando le lunghe liste d'attesa del pubblico. Inoltre, a volte, sono necessarie delle tecnologie molto complesse che non sempre sono disponibili nei centri pubblici.